Allora, andiamo. Vediamo, silenzio, qualche esempio interessante di funzione biunivoca. Anzi, prima di tutto vediamo come si calcola l'inversa di una funzione biunivoca ottenuta componendo due funzioni. F composto G biunivoca, F composto G alla meno 1, come si fa a invertire la composizione di due funzioni? Allora, l'esempio, da ricordarsi almeno perché c'è la formuletta, l'inversa della funzione composta e la composta dell'inversa in ordine invertito. Uno dice, uno scioglilingua. Modo più semplice, calze e scarpe. Se mi metto le calze e poi mi metto le scarpe, per togliermele cosa faccio? Tolgo prima le scarpe e poi le calze. Quindi, se devo tornare indietro da questa operazione che ha usato prima F e poi G, allora prima di tutto torno indietro da quello che faceva G e poi torno indietro da quello che faceva F. Quindi, l'inversa della funzione composta è la composta delle funzioni inverse, qui c'è g alla meno 1 e f alla meno 1, ma non nello stesso ordine, ma in ordine rovesciato. Attenzione perché questa proprietà ha una ipotesi che spesso e volentieri ci si dimentica, e l'ipotesi è se f e g sono biunivoche, allora posso parlare di G alla meno 1, posso parlare di F alla meno 1 e posso scrivere questa formula. Però F composto G può essere biunivoca anche se F e G non lo sono, e quindi F alla meno 1 e G alla meno 1 non esistono. Quindi questa formula è giusta, ma vale solamente quando sia F che G sono biunivoche. Può benissimo capitare di avere la composizione di due funzioni, la composizione biunivoca, ma le due funzioni che ho usato non lo sono. E allora esiste l'inversa di F composto G, ma dovrò calcolarla direttamente. Non posso usare questa proprietà perché non sono soddisfatte le ipotesi. Verifica. Allora, per far vedere che effettivamente questa funzione è l'inversa di F composto G, dobbiamo usare la definizione di inversa, cioè fare le due composizioni e dimostrare che si trova l'identità. Quindi supponiamo che F vada da A in B e che G vada da B in C, in modo da avere la composizione. E quindi F alla meno 1 andrà da B in A e G alla meno 1 andrà da C in B. E anche da qua si vede che è necessario rovesciare l'ordine con cui si compongono le inverse, perché altrimenti non le riesco a comporre. L'unico modo di comporre queste due è prima usare G alla meno 1 e quindi da C andare a B, che è anche il dominio di F alla meno 1, e quindi dopo si può attaccare F alla meno 1. Allora, verifica. Facciamo la composizione. F composto G, F, G alla meno 1 composto F alla meno 1 composto F composto G deve dare l'identità
di A. Quindi uso F, vado da A in B, poi con G vado da B in C, poi con G alla meno 1 vado da C in B e poi con F alla meno 1 vado da B in A. Quindi effettivamente questa composizione è l'identità di A, cioè è una funzione da A in A e poi dobbiamo verificare che è proprio l'identità. E l'altra verifica da fare è l'altra composizione. G alla meno 1 composto F alla meno 1 composto F composto G deve dare l'identità di B. Vediamo se almeno come dominio e codominio funziona. G alla meno 1 parte, deve essere l'identità di C, sì, ecco qua, non funziona. Parte da C e va in B, poi con F alla meno 1 da B in A, poi con F da A in B e poi con G da B in C. Quindi almeno come dominio e codominio funzionano. E adesso verifichiamo che effettivamente sono vere. Per verificarla dobbiamo adoperare una proprietà della composizione che fino adesso non abbiamo ancora nominato, anche perché siamo riusciti a farne a meno, ma ora ci serve. F composto G composto G alla meno 1 composto F alla meno 1. Usiamo la proprietà associativa della composizione di funzioni. Vale. Non l'abbiamo dimostrato, abbiamo insistito sul fatto che non vale la proprietà commutativa, non posso rovesciare l'ordine della composizione perché sennò cambio completamente funzione, addirittura potrei non riuscire a comporre due funzioni che in un modo si compongono, nell'altro magari non si possono comporre, anche se si possono comporre troviamo magari una funzione diversa. Quindi quello è un fatto importante su cui insistere perché può provocare errori, questo dato che è un fatto vero non può provocare errori, quindi insistiamo meno, e poi la dimostrazione è noiosissima, ma funziona. Se noi abbiamo da comporre tre o più funzioni, le possiamo comporre nell'ordine, intendendo, eseguendo prima la composizione nella lista che preferiamo. Il risultato sarà lo stesso, l'importante è non modificare il modo con cui si susseguono. Io questa qua la posso anche scrivere così, è la composizione di quattro funzioni e posso iniziare a comporre tra di loro quelle che preferisco. Qua componevo la prima e la seconda tra di loro, la terza e la quarta tra di loro e poi componevo le due ottenute tra di loro. Io posso anche decidere di iniziare componendo tra di loro le due centrali. Allora, componendo tra di loro le due centrali, so che per definizione questa qui è la identità, dunque uso prima G, quindi parto da B e arrivo a B. Questa è l'identità di B. Per definizione di G alla meno 1. G alla meno 1 è una funzione per definizione che è composta con G, dopo G mi dà l'identità del dominio di G. E poi qua c'ho F. A questo punto posso comporre, per esempio, queste due. La funzione identità, anzi le funzioni identità, perché ce n'è una per ogni insieme, si chiamano identità perché si comportano come l'identità rispetto alla somma, lo zero.
che sommato ogni altro numero lo lascia invariato, o l'identità del prodotto, l'1, che moltiplicato per ogni altro numero lo lascia invariato. L'identità si chiama identità proprio perché composta con ogni funzione, tutte le volte che la composizione si può fare, lascia invariata l'altra funzione. Quindi questa è f alla meno 1 composto f per la proprietà dell'identità, della funzione identità. E a questo punto la composizione f composto f alla meno 1 è l'identità di A, e viene l'identità di A per definizione di f alla meno 1. Funzione f alla meno 1 è una funzione che composta dopo f mi dà l'identità del dominio di f. E quindi ho dimostrato la prima, fatto la prima verifica, e la seconda è del tutto identica. Quindi avremo g alla meno 1 composto f alla meno 1, il tutto composto con f composto g. Questa la scrivo raggruppando in altro modo. L'ordine con cui si susseguono è lo stesso, ma l'ordine con cui calcolo le composizioni può variare. Questa qui per definizione è l'identità di B. F alla meno 1 va da B, no? Allora forse era questa che non era l'identità di B. G composto G è no, è giusto, anche quella è l'identità di B. Allora, F alla meno 1 composto F va da B in A ed A in B. E l'altra era l'identità di B pure, perché G composto G alla meno 1 va da B in C e da C in B. Questo lo raggruppo così e viene G composto G alla meno 1 e G alla meno 1 composto G e G alla meno 1 composto G per definizione di G alla meno 1 è l'identità di C. Allora, facciamo un po' di esempi di funzioni biunivoche e delle loro inverse. F da z in, diciamo, q, che è lo stesso, da q in q, che manda q piccolo in meno q piccolo. La funzione opposto, ogni elemento viene mandato nel suo opposto. Si può verificare in molti modi che F è biunivoca, cioè che F è iniettiva e F è suriettiva, ma se uno vede immediatamente la funzione inversa, un modo per dimostrare che una funzione è biunivoca in un colpo solo, senza tanti passaggi, è quello di esibire esplicitamente l'inversa della funzione. Quindi un modo è quello di trovare esplicitamente f alla meno 1. Allora, proviamo a vedere se si riesce a trovare immediatamente una funzione
che sia l'inversa di F in modo da aver dimostrato subito che F è biunivoca. Qual è l'inversa di F? È F stessa. F è uguale F alla meno 1 funziona. Perché F composto F, che va da Q in Q, manda un elemento Q piccolo in F di Q. F di Q è meno Q e F di una certa cosa è meno quella cosa lì, quindi meno meno Q che fa Q. Qui faccio anche prima, non devo dimostrare le due composizioni perché qua le ho automaticamente tutte e due. Posso interpretare questa come F e questa come la candidata inversa e ho una composizione. O posso interpretare questa come F e questa come candidata inversa e ho l'altra composizione. Una funzione con questa proprietà, che è l'inversa di se stessa, si chiama involuzione. Ogni funzione F, necessariamente dominio e codominio sono le stesse, perché se no non posso prendere lei stessa come e attaccarla a se stessa, a meno che non abbia dominio e codominio uguale, tale che F composto con se stesso sia l'identità, ossia tale che è un altro modo per dire la stessa cosa, coincida con la sua inversa, si dice involuzione. E le involuzioni sono tutte biunivoche perché hanno l'inversa loro stessi. Un altro esempio di involuzione è sia x un insieme e chiamiamo, che so io, gamma da p di x in p di x, la funzione che associa ad un insieme d il suo complementare. Perché il complementare in x di d è l'insieme di tutti gli elementi di x che non stanno in d. Il complementare di questa cosa sono tutti quelli che stanno in d, e dato che d è un sottoinsieme di x, è esattamente d. Perché il complementare in x del complementare in x di d è uguale a d per ogni d sottoinsieme di x. Questo è importante, se no non è vero. A parte che non useremo il simbolo complementare, ma non sarebbe vero con la differenza tra insiemi. X meno c non è necessariamente uguale a c. Presi degli insiemi x e c qualsiasi, se io faccio x meno c e poi x meno c, non trovo c ma trovo l'intersezione, che può essere anche diversa da c. Mentre se considero solo i sottoinsiemi di x, fare il complementare, cioè fare due volte la differenza, ci ridà esattamente l'insieme stesso. Quindi il complementare dà una involuzione da p di x in se stesso, e quindi una funzione biunivoca da p di x in se stesso. Questa involuzione intuitivamente si usa in tanti calcoli di calcolo combinatorio, che si usa per esempio per i calcoli
non so, calcolo delle probabilità, perché spesso in una situazione si devono contare un certo numero di possibilità, ma è più semplice contare l'insieme complementare. E il fatto che ci sia questa involuzione ci dice che se sai contare certi insiemi o sai contare i loro complementari è la stessa cosa. Visto che abbiamo parlato di contare funzioni tra insiemi finiti. Abbiamo già visto un conto particolare prima, l'insieme delle funzioni da A in 0, 1. Adesso vediamo in generale se abbiamo due insiemi finiti, quante sono le funzioni da uno all'altro. A finito con cardinalità n, B finito con cardinalità m. Non cardinalità qualsiasi, solo insiemi finiti. Quante sono le funzioni f da A in B? Allora, visto che abbiamo l'informazione sulle cardinalità, possiamo scrivere A assegnando un'etichetta agli suoi elementi. Sappiamo che c'è una corrispondenza biunivoca tra gli elementi di questo insieme e i numeri naturali da 1 a n, quindi usando questa corrispondenza biunivoca possiamo indicare ogni elemento mediante il suo corrispondente in uno dei tanti modi possibili. Quindi avremo un elemento che corrisponde a 1, un elemento che corrisponde a 2, eccetera. Quindi assegniamo, individuiamo tutti gli elementi dell'insieme mediante un indice, un'etichetta che corrisponde a tutti i numeri da 1 a n, e lo stesso per B. Questo scrivere, elencare gli elementi usando l'indice corrisponde proprio a quello che abbiamo visto oggi. Insieme finito, c'è una corrispondenza biunivoca tra lui e l'insieme dei numeri naturali da 1 fino ad un certo n. Allora, costruiamo, vediamo come possiamo costruire tutte le possibili funzioni da A in B in modo da contare quante sono. Allora, per costruire F, costruiamo il suo grafico. Questa è la lettera gamma maiuscola, la uso adesso per il grafico. Allora, il grafico è fatto così. Ha una coppia con il primo elemento in A, il secondo in B. E gli elementi di A compaiono in una e una sola coppia. Quindi il grafico è una cosa fatta così. Per individuare esattamente questa F, devo sostituire i puntini degli elementi di B. Perché si tratti di una funzione, non ho nessun'altra condizione da imporre. Il fatto che sia ovunque definita l'ho già scritto, perché qua ho fatto una coppia per ciascuno degli elementi di A, e il fatto che sia funzionale è già imposta perché gli elementi li ho scritti una volta sola. Allora, comincio a riempire i puntini. Quanti modi ho di riempire questo spazio vuoto? N. Qui ho un BI1, N scelte possibili. M scelte possibili. Adesso riempio questa. Dato che non ho
chiesto nient'altro, posso scegliere come immagine di A2 un qualunque elemento dell'insieme B, senza nessuna limitazione dovuta alla scelta precedente. Quindi anche qua avrò un BI2 con M scelte possibili. E così via, non abbiamo l'induzione, dobbiamo accontentarci di eccetera eccetera. Qua arriveremo in fondo ed avremo un BIN e anche qua ci saranno M scelte possibili. E quindi il numero di funzioni è M per M per M ripetuto N volte, quindi M alla N. Questo è la cardinalità dell'insieme delle funzioni f da A in B. Se preferite, i sottoinsiemi del prodotto cartesiano A per B con la proprietà di essere ovunque definite e funzionali. Funzioni iniettive. Consideriamo ora solo le funzioni iniettive. Il fatto di avere le funzioni iniettive mi pone delle limitazioni quando scelgo l'immagine di un qualche elemento di A, dato dalle scelte che ho già fatto, perché io devo scegliere elementi di B tutti diversi. Quindi avrò un grafico in cui all'immagine di A1 potrò assegnare un qualunque elemento di B, M scelte. Ad A2 ne ho M-1 perché scelgo BI2 in B meno BI1. Quello che ci ho usato non lo ripeto più, quindi adesso ho una scelta in meno perché la cardinalità di B meno BI1 è M-1. Quindi adesso ho M-1 scelte diverse. Eccetera, eccetera, quando arrivo ad AN ho un elemento, questo qua lo scelgo in B, ma diverso da quelli che ho già usato, BI1, BI2, BIN-1, che sono tutti diversi. Quindi da questo insieme che ha M elementi ne tolgo N-1 tutti diversi, quindi ho M meno N-1 scelte possibili. E quindi, in conclusione, se vado a vedere quante scelte ho eseguito in sequenza e le scelte successive si moltiplicano tra di loro, non si sommano, si moltiplicano. Allora ho M possibili scelte per l'immagine del primo, M-1 per l'immagine del secondo, puntini, 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 perché non abbiamo l'induzione, e arriviamo a M meno N-1, lo scrivo così con tante parentesi perché sia chiaro da dove viene fuori, perché se scrivo M-N+1 chi sarà quel più 1? E M meno quelli usati. Laggiù forse si vede meno bene, lo riscrivo qua più in grande.
F di AN deve appartenere a B, ma non a F di A1, F di A2, F di AN-1. E questi qua sono N-1, e qua si vede che sono N-1, tutti diversi. Quindi, perché il problema è sempre scrivere bene quello finale, no? Sì, è facile partire, poi il problema è, non so, sono all'ennesimo, allora M-N. L'importante è scrivere bene quello finale, e quello finale lo ottengo così. L'immagine dell'ennesimo non deve usare gli N-1 usati prima, quindi M-N-1. Trucchetto spicciolo, quando dovete scrivere di queste formule e non sapete bene come scrivere quello finale, fatevi due esempi concreti. Scrivete una formula e poi fate due calcoli. In questi casi, in generale, un esempio non significa che la formula sia giusta, ma se voi siete sicuri del tipo di formula, no? Noi qua avevamo il prodotto dei numeri a decrescere, e l'unica cosa era capire dove fermarsi. Quindi potevamo aver messo un elemento in meno, un elemento in più. Allora, un esempio concreto, piccolo, non troppo, perché se mettete zero banalizza tutto, ma un caso con tre elementi, vi fate il calcolo e controllate che la formula dia il risultato giusto. Se c'è un fattore in più, chiaramente la formula vi dà un risultato troppo grosso, se c'è un fattore in meno vi dà un risultato troppo piccolo. Quindi il prodotto da m a m meno n meno 1. Questo qua adesso lo possiamo scrivere così. E un modo per scrivere questa formula in maniera più semplice è questa. Sono i prodotti di tutti i numeri da m fino a 1. Ma arrivando fino a 1 abbiamo moltiplicato per un po' di fattori che non c'erano. Qual era il primo fattore che non c'era e che abbiamo aggiunto? M meno n. E quindi, dato che abbiamo moltiplicato per delle cose in più, dividiamo per queste cose in più. Il numeratore è il prodotto di tutti i numeri da m interi da m fino a 1 e si indica con m fattoriale. Il denominatore è dello stesso tipo, tutti i numeri da m meno n fino a 1. E questa è la formula scritta in modo più elegante, m fattoriale fratto m meno n fattoriale. Qua? Sì, per arrivare. Allora, io qua avrei dovuto fermarmi a m meno n più 1. Sono andata calando una unità in meno e dovevo fermarmi qua. Invece di fermarmi io continuo ad aggiungere fattori fino ad arrivare a 1. Facciamo un esempio con i numeri. 7 per 6 per 5 per 4. Dovrei fermarmi qua. Invece io continuo. 7 per 6 per 5 per 4 per 3 per 2 per 1. In questo modo però non ho l'uguaglianza perché ho messo dei fattori in più. Allora divido per questi stessi fattori. Il risultato è che se devo fare il calcolo lo faccio così, punto e basta. Ma se devo scrivere la formula, questa formula si scrive meglio, perché si scrive 7 fattoriale su 3 fattoriale. Abbiamo scritto dal primo fattore aggiunto che non doveva esserci, che era questo numero calato di 1, m meno n più 1 meno 1, m meno n, fino a 1. No, è un 2.
fine, non so perché l'ho messo sotto e non sopra, ecco. E quindi abbiamo anche il numero di funzioni iniettive. Tra le altre possibilità c'è anche quella di scrivere le funzioni iniettive da un insieme con n elementi in un insieme con n elementi. Caso particolare, i due insiemi hanno tutte e due n elementi. Sì. Certo, certo. Disposizioni semplici, senza ripetizione, di m elementi a n. Certo, lei prenda il grafico, dimentichi il primo elemento, no? Abbiamo ordinato gli elementi di A e qui abbiamo scritto il grafico mettendo A1, A2, AN. Quindi qui c'è una cosa fissa, possiamo anche dimenticarcela. Da che cosa è data la funzione? Dalla lista ordinata delle immagini. E quindi noi abbiamo scritto ordinatamente n elementi scelti nell'insieme che ne ha m. È come se, che so io, in una gara avessimo l'ordine di arrivo del podio, i primi tre, ci sono 50 partecipanti, e noi associamo al primo, alla medaglia d'oro, la persona che è arrivata prima, alla medaglia d'argento la persona che è arrivata seconda, alla medaglia di bronzo la persona che è arrivata terza. Quindi abbiamo una lista ordinata di tre persone, che sono tre persone diverse tra le 50 che hanno partecipato alla gara. Quindi scegliamo, si sono scelti da soli, tre elementi tra i 50 partecipanti. Prima dell'inizio della gara, quanti sono i possibili ordini di arrivo? Cioè le possibili liste ordinate di tre persone? Sono le disposizioni semplici di tre persone scelte nell'insieme di 50. 50 fattoriale fratto 50 meno 3 fattoriale, 50 per 49 per 48. Mentre tutte le funzioni sono le disposizioni con ripetizione. Posso immaginare di ripetere più volte una persona nell'elenco. Certo non è una gara di corsa in cui una persona possa arrivare sia prima che seconda, ma è una lista di n persone scelte tra m in cui uno stesso nome può anche capitare più volte. Allora, torniamo qua, caso particolare in cui A e B hanno la stessa cardinalità. Allora, F, iniettiva, se e solo se F biunivoca. Quindi, contando le funzioni iniettive, contiamo anche le funzioni biunivoche, perché sono esattamente le stesse. Visto che abbiamo la formula generale, possiamo usarla. Usiamo la formula generale applicandola al caso n uguale ad m. Allora, se io uso la formula generale nel caso n uguale ad m, viene m per m meno 1, eccetera, eccetera, mi fermo a m meno n che fa 0 più 1. Sedetevi un po' velocemente. Quindi è il prodotto fino a 1, cioè m fattoriale. D'altra parte potevamo anche decidere di usare la formula che abbiamo scritto qua, visto che è una bella formula sintetica,
si può vedere come n fattoriale per il coefficiente binomiale m su n, ma non mi viene in mente una, un significato concreto. Perché lei sa già che il coefficiente binomiale vale 1. C'è 0 sotto, era quello a cui volevo arrivare, da cui poi anche il binomiale. Allora, se noi applichiamo questa formula sintetica, troviamo questo. Troviamo m fattoriale su 0 fattoriale. Quindi abbiamo una formula che dovrebbe valere sempre, che si può scrivere o così, ma scritta in un modo ci dà m fattoriale, scritta nell'altro ci dà m fattoriale fratto 0 fattoriale. Poco male, per far tornare le cose, zero fattoriale si pone uguale a 1. 0 fattoriale chiaramente non ha nessun senso perché vorrebbe dire il prodotto di tutti i numeri da 0 fino a 1 calando. Però se noi assegniamo per convenzione a 0 fattoriale il valore 1, tornano tutte le formule, in particolare torna quella a cui accennava il vostro amico, che ha un significato concreto ed è una formula coi binomiali. Dove l'avete viste o la viste solo, non so, di analisi? Qualcuno vi... Niente? Allora non posso dare la motivazione con i sottoinsiemi, ma lasciamo stare. Comunque questa funziona per tutte le applicazioni. Vabbè, avevo detto che finivo prima, ma...